Ciao ragazzi da Igor, oggi continuiamo quello che abbiamo visto nel video precedente, come quantizzare il nostro basso a tempo, utilizzando sempre gli UWORP, però vedendo un po' più nel dettaglio gli hitpoint. Andiamo? Andiamo! Abbiamo visto l'altra volta come quantizzare il basso mettendolo al tempo con la batteria utilizzando lo strumento Audio Warp. Abbiamo visto come praticamente spostare alcune note che erano fuori tempo manualmente. Oggi invece vediamo come fare sempre la stessa cosa però utilizzando gli hit point sul basso. Cosa dobbiamo fare? Allora, questo è lo stesso basso dell'altra volta. È un basso finto che io ho fatto l'altra volta sempre al volo e ho volutamente fatto qualche nota un po' fuori tempo appunto per fare l'esempio. Poi ho messo ovviamente dei plugin per renderlo un po' più diciamo reale. Infatti sentite. Non si può sentire. Così invece. Già è meglio. C'è da lavorarci, ma tanto questo è un gruppo di esempio, quindi adesso non serve. Ora cosa facciamo? Con la nostra griglia impostiamo a ottavi, visto che quella è la ritmica che fa il basso. Clicchiamo due volte sul basso, andiamo su Hit Point, modifica Hit Point e ci assicuriamo che la soglia è selezionata su tutte le note. Fatto questo, sempre con Elastic Prop Time, andiamo sul nostro pannello di quantizzazione, impostiamo a ottavi, già fatto, poi clicchiamo su Audio Warp e facciamo quantizzazione. Ecco qua. Avete visto? Praticamente ha messo già automaticamente in griglia a tempo tutte le note. Andiamo ad ascoltare. Quindi, come potete vedere, l'ha automaticamente allineato. Oh, c'è un'altra cosa carina in realtà che si potrebbe fare. Forse non è questo il caso adatto per il tipo di ritmica che fa la cassa della nostra batteria. Allora, questa è una cassa, è una batteria sempre fatta MIDI, fatta con SSD Sampler 5, sì, che abbiamo visto in qualche video precedente, di cui ho fatto il render in place, quindi l'ho trasformata, renderizzata direttamente in audio. Un'altra cosa quindi che si potrebbe fare in realtà di questa cosa qui del basso è quella di, ve lo faccio vedere, selezionare il kick due volte, andare sempre su hit point. Quindi mettere la soglia sui nostri colpi di cassa e creare un groove, creare quantizzazione groove a partire dagli hit point. Adesso guardate qui che succede. Se io faccio crea groove, lui mi crea un preset di quantizzazione dai colpi della mia cassa, che sono già ovviamente a tempo. Se io mi vado ad importare la mia traccia di basso, parte avrò già l'hit point tutti quanti, vabbè, fatti, selezionati, ok. Cosa posso fare? Posso praticamente andare a interagire la quantizzazione direttamente con il movimento che fa la cassa.
Se vado infatti rivado su l'impostazione climatizzazione, quindi riapro il pannello e con questo lo vedete che è il kick, quindi che ha preso, e vado sempre su audio warp e faccio quantizzazione, lui mi quantizza il basso, però mi adatta le note del basso, la ritmica del basso alla ritmica della cassa. Sentiamo, metto soltanto un attimo in solo il kick e il basso, sentite, eh? Oh, questa può essere una cosa interessante, diciamo non è proprio il massimo con questa ritmica, perché comunque essendo il basso pensato in ottavi non è proprio l'ideale. Però se si avesse voluto fare una ritmica del basso che già segue un po' una linea ritmica della batteria, questa cosa sarebbe stata molto interessante, perché è molto interessante, no sarebbe? Perché? Perché facendo così mette automaticamente già ben a tempo il basso con la ritmica della batteria. E questo non è male. E ci permette di lavorare veramente in breve tempo, veramente in breve tempo. Magari potremmo approfondire prossimamente facendo una ritmica più adeguata. Non è questo il caso a cui noi ci serve questa cosa, però era interessante farvelo vedere, perché è una bella cosa, è una bella cosa. Ok, ciao.